E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mission video. Oggi ragazzi siamo qua con un mission video sul canale, perché come avete detto dal titolo e visto anche dalla miniatura, oggi ragazzi siamo qua con un mission episodio di questa serie gameplay, chiamatela come volete, su New Pokémon Snap ragazzi. Allora, questo diciamo che è il terzo episodio extra del mio gameplay su New Pokémon Snap, ovvero questo è il 17° episodio del mio gameplay su New Pokémon Snap, ovvero diciamo questo terzo episodio extra del mio gameplay su New Pokémon Snap. Nello scorso episodio, che era appunto il 16° episodio di New Pokémon Snap, ovvero il secondo diciamo episodio extra del mio gameplay su New Pokémon Snap, vi avevo mostrato dove e come trovare il secondo leggendario misterioso di questo gioco che si può trovare, ovvero Mew. Vi ho mostrato dove trovarlo. Vi ho anche mostrato tutte le pose, quindi le pose da 1 a 4 stelle, come ottenere, vi ho anche mostrato come ottenere facilmente il platino con Mew, eccetera. Ragazzi, se non, vi ricordo prima di iniziare, se non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando, recuperatelo. Lo trovate sia qua sopra in alto nelle schede, sia anche sul canale, quindi appunto mi raccomando, recuperatelo. Mi raccomando ragazzi, per questo 17° episodio di New Pokémon Snap, ovvero diciamo questo terzo episodio extra del mio gameplay su New Pokémon Snap, proviamo ragazzi ad aggiungere almeno 3 like anche per questo episodio di New Pokémon Snap. Vi ricordo intanto, se non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando recuperatelo, lo trovate sia qua sopra in alto nelle schede sia anche sul canale, quindi appunto mi raccomando recuperatelo. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, che mancano 3 iscritti e siamo a 40 iscritti, quindi mi raccomando dai ragazzi, che siamo sempre più vicini ai 40 iscritti. E mi raccomando, se siete nuovi, oltre che iscrivervi, mi raccomando attivate anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio canale di Twitch e il link al mio profilo ufficiale di Instagram, se volete venitemi a seguire. E in descrizione trovate anche il mio codice amico, così che se volete potete mandarmi anche la richiesta di amicizia sulla Nintendo Switch. E ragazzi, nella sezione playlist del mio canale potete trovare la playlist del mio gameplay su New Pokémon Snap, dove ogni giorno la playlist si aggiorna con appunto l'episodio giornaliero che esce appunto ogni giorno. Ragazzi, in questo 17° episodio del mio gameplay su New Pokémon Snap, ovvero diciamo questo terzo episodio extra del mio gameplay su New Pokémon Snap, vi mostrerò dove e come trovare il terzo leggendario misterioso, diciamo, che si può trovare e fotografare in questo gioco, ovvero Celebi, leggendario di seconda gen, se non sbaglio, ed è tipo psicoerba, erba non lo so, però psico sì, ed è anche un bel leggendario, devo dire. Celebi, diciamo, è quello più facile da trovare anche in maniera più velocina, quindi in questo video non durerà tantissimo, anche perché Celebi si potrà trovare in un'area sola, non a differenza come Shaymin, che si può trovare sia nella zona giorno sia nella zona notte, oppure e anche nella zona lumina, oppure come Mew, che si può trovare sia nella zona giorno che nella zona notte. Celebi si potrà trovare soltanto in una zona, quindi sarà anche molto più veloce questo video, più veloce da trovare. E questo video durerà anche di meno, perché appunto questo episodio durerà di meno, perché questo terzo episodio extra del mio gameplay sul mio Pokémon Snap durerà di meno, perché Celebi comunque è molto veloce da trovare, anche facile. In questo video, come sempre, in questo episodio, vi mostrerò come sempre in questo video, diciamo, episodio, dove e come trovare Celebi, come ottenere facilmente il platino con lui, tutte le pose da 1 a 4 stelle, eccetera. Innanzitutto, come ogni video, vi consiglio di andare nelle impostazioni del gioco e mettere lo scatto continuo, che per chi non sapesse cosa fosse, ve lo spiego molto velocemente, è una modalità che vi permette di fare una foto in una, cioè nel senso, voi pigiate il tasto A per fare una foto, se mettete quattro foto col tasto, e pigiate una volta il tasto A per fare una foto, invece che fare una foto ve ne farà quattro insieme, quindi è molto utile per appunto fare più foto ai Pokémon, soprattutto questi Pokémon qui leggendari. La modalità scatto continuo è una modalità che potete avere soltanto quando avrete finito il gioco, quindi se non avete finito ancora il gioco non potete averlo, non ce l'avrete. Quindi io vado a mettere 4 foto, perché secondo me 4 foto è più che sufficiente. Quindi adesso vi mostro dove trovare Celebi. Innanzitutto, vabbè, richiamoci sull'esplorazione. E mi sono scordato una cosa: siccome per trovare Celebi, anche purtroppo per Celebi, serve la canzoncina, mi sono scordato di prendere il Pro Controller, quindi taglio e vado subito a prenderlo, ci rivediamo subito.
Ok ragazzi, come qua ho preso il Pro Controller, come potete vedere, non so se nel riflesso si vede, comunque l'ho preso. Allora, intanto Selby, come sempre ragazzi c'ho il mio quadernino qui accanto a me, dove mi sono scritto tutte quante le cose di Selby, perché è un quadro, per chi non lo sapesse, anche se credo, anche se l'ho già detto molto, in molti video, in quello di Shaming, in quello di Mew, comunque ve lo ridico. Questo è un quadernino dove mi scrivo le mie cose per i miei video. E qui c'è scritto tutte le cose che vi devo dire in questo video su Celebi. Intanto, innanzitutto, Celebi si troverà come sempre da Meneas, come appunto Mew, che abbiamo visto nello scorso episodio. Ma a differenza di Mew, che abbiamo visto nello scorso episodio, che si trovava nella giungla Arboros, invece Celebi si troverà nel bosco Quattro Crimi, ovvero nella foresta, diciamo, nebbiosa. Eccoci qui, quindi, allora... Mew, sì, Mew ragazzi, scusate, Celebi si troverà nella foresta di giorno e si troverà appunto, Celebi apparirà soltanto quando abbiamo finito il gioco, quindi se non avete finito il gioco Celebi non apparirà nonostante avete la foresta di giorno e siete anche a livello 2, però per spawnare Celebi dovrà appunto essere, dovete aver finito il gioco, e per finito il gioco intendo che dovrete aver superato i titoli di coda, quindi aver visto Xerneas Lumine, insomma, in poche parole. Quindi direi recarci nella foresta di giorno, così adesso vi mostro anche, intanto qua c'è il Pro Controller, qua c'è il mio quadernino, intanto ragazzi così almeno vi mostro dove trovarlo, Celebi. Eccoci qui signori nella foresta, nel bosco Quattro Climi in versione diciamo giorno. Allora Celebi sarà diciamo nell'ultima parte della foresta, nell'ultima diciamo parte della spedizione. Quindi questa parte possiamo benissimo mettere il turbo e andare fino alla fine, perché tanto nella parte iniziale dell'esplorazione Celebi non ci sarà. Intanto facciamo spostare su Shift, ecco, bravo. Ok, si sono tolti, possiamo andare avanti. Celebi comunque ragazzi sarà nell'ultima parte dell'esplorazione, quindi nell'ultima parte del bosco, diciamo la parte quasi finale. Quindi nella parte iniziale potete fare benissimo come me che mettete il turbo. Per esempio, qui siamo nella parte invernale, ma purtroppo ancora Celebi non c'è qui. Dobbiamo andare più avanti. Appena vediamo Sasbook in versione primavera, allora vuol dire che siamo vicini a Celebi. Quindi appena lo vedete, iniziate a rallentare col turbo perché siete vicini a Celebi. Quindi adesso ve lo faccio anche vedere. Continuiamo ad andare avanti. Perfetto, altra zona. Adesso dove siamo? Ecco, siamo quasi arrivati. Allora, siamo quasi arrivati, andiamo un pochino avanti perché ancora c'è un pochino, però siamo quasi arrivati, insomma. Come potete vedere, lì c'è Sasbook, intanto levati Trevenant, bravo. Qui c'è Sasbook in forma autunno. Lui adesso in teoria dovrebbe mettersi infatti, a correre verso quella zona, quindi dobbiamo inseguirlo. Perché lui ci porterà diciamo nella parte della strada giusta, anche se non lo seguiamo tanto il gioco ci porta lo stesso di qua, però comunque prendiamo come punto di riferimento diciamo lui, visto che c'è la nebbia e non si vede quasi niente. Quindi prendete come punto di riferimento quel Sasbook, perché diciamo che vi almeno se lo prendete come punto di riferimento capite meglio dove stare andando. Ok, qui spawnerà Celebi come potete vedere che volerà, facciamo un paio di foto. Quindi ecco qua ragazzi Celebi, come potete vedere. Allora, Celebi quando si posizionerà sull'albero, ora non si è ancora posizionato da nessuna parte. Allora, adesso ragazzi dobbiamo andare per di qua, mettendo leggermente un pochettino di turbo, quindi passiamo qui sotto. E ragazzi, ho sbagliato, bene, dovrei ricominciare da capo. Ho sbagliato perché mi sono scordato di farvi vedere una cosa, quindi semmai ragazzi faccio un taglio e ci rivediamo nella parte dove si trova Celebi. Quindi ragazzi, come abbiamo fatto prima, prendiamo come punto di riferimento diciamo questo Sasbook in forma autunno, dobbiamo inseguirlo, quindi se non va, se non cammina tirategli un paio di mele e inizierà a correre come potete vedere. Prendiamo come ho detto prima come punto di riferimento lui, quindi inseguiamolo. Qui potete benissimo anche usare il turbo come ho detto prima, perché tanto perché appunto, ok,
Eccoci qui, nella foresta. Eccolo Celebi. Quando Celebi si posizionerà su quest'albero, dovrai tirargli una sfera lumina e fargli delle foto, ok? Poi Celebi scomparirà. Voi dovete andare qui sotto, usare leggermente il turbo, girarvi, ok? Qui ci sarà Celebi. Voi gli tirate una mela e non lo fotografate finché lui non prende la mela. Quindi lui appena prende la mela in mano, voi gli fate delle foto. Queste foto in teoria valeranno più o meno... più o meno... Ok, scusate, mi stavo un attimo leggendo i passaggi che mi ero scritto sul quaderno. Ok, la spedizione sta per concludersi. Adesso in teoria, Celebi dovrebbe comparirci più o meno qui vicino, se non ricordo male. Se non ho sbagliato qualcosa perché mi sa che forse l'ho già passata la zona, non me lo ricordo. Eccolo. Era lì. Ok, comunque ho sbagliato, quindi ricomincio da capo, però più o meno avete capito, no, come fare. Adesso vi mostrerò l'ultima posa delle foto, ovvero la foto a 4 stelle, a 3, che per farla dovrete fare delle cose specifiche. Allora, intanto continuate tutto dritto, quindi non vi taglio di nuovo perché sinceramente non ne ho voglia. Quindi vi faccio vedere insieme a me il percorso, tanto siamo ancora a 11 minuti di registrazione, quindi va bene. Quindi tutto dritto, come vi ho detto prima. Dovete arrivare nella parte dove c'è il Sasbook in forma autunnale. Lì siete quasi arrivati a Celebi, quindi potete, diciamo, iniziare a rallentare oppure seguire il Sasbook. Appena siete nella zona dove c'è Beware, ci sarà anche Celebi, quindi lì dovete non usare più il turbo. Allora, praticamente quando Celebi prende la mela, bisogna farla fotografarlo. Poi, invece, praticamente Celebi in teoria, la foto a 4 stelle, bisognerà far arrivare degli altri Celebi, così che inizieranno tipo a fare tipo a volare tutti insieme, quelle foto se le farete saranno foto da 3 a 4 stelle, quindi insomma foto buone, per capirci. Lì abbiamo il nostro Sasbook, quindi tiriamo una mela a Trevenant, così si sposta. Togliti. Togliti. Bravo. Alla Sasbook sarà lì, gli tirate una mela, così inizierà a correre. Ecco, corre ed andrà verso lì dove ci sarà appunto Celebi. Adesso, come potete vedere, Celebi diciamo che è forse quello più semplice da trovare perché non bisogna fare niente, spawna da solo. Il problema è che per fare le foto da 3-4 stelle è difficilino perché bisogna saper fare delle certe cose che vi spiegherò appunto adesso. Vi ho mostrato più o meno le foto 1 e 2 stelle, adesso vi mostrerò 3-4 stelle. Siamo arrivati. Ecco qui Celebi. Un paio di foto, gli fate un paio di foto. Seguitelo bene con gli occhi, ragazzi. Adesso Celebi si poserà. Esattamente. Aspettate. In teoria si poserà esattamente su quest'albero. Eccolo lì. Voi gli tirate una sfera lumina e gli fate un paio di foto. E una volta che gli avete fatto un paio di foto, lui scomparirà. Bene. Adesso voi andate qui sotto, come vi ho detto prima, e Celebi riapparirà, ok? Gli tirate una mela, lì. Quando lui inizierà a mangiare la mela, quindi adesso gli fate le foto. Magari potete anche tirare delle sfere lumina, così farà foto migliori. Adesso Celebi sarà di nuovo scomparso. Adesso voi dovete suonare la musichetta, quindi suonate la musichetta. Ora, Celebi in teoria dovrebbe comparire qui. Ora non so perché non compare, sinceramente, quindi credo di aver sbagliato di nuovo qualcosa. Eccolo! Però il problema è che dovevo tirare la sfera lumina, dannazione. E vabbè. Però ragazzi, non c'è verso. Oia, oia. Ho sbagliato, no? Vai.
Oi, ragazzi, taglio un attimo, ci rivediamo subito. Quindi, conclusioni, ho scoperto dove sbagliavo, perché in realtà non ho sbagliato praticamente niente, sono io che ero stupido e guardavo dalla posizione, diciamo, sbagliata, di dove dovevo guardare. Quindi, ricapitolando, adesso vi mostro tutto il percorso. Prima l'ho fatto all'inizio a pezzettini per farvi capire bene o male come fare, adesso ve lo mostro tutto insieme, quindi proseguite fino a che non trovate il Sasbuk in forma autunnale. Quindi qui ci sarà il percorso invernale dove spawnerà anche un Gardevoir gigante. Voi lo ignorate completamente, continuate ad andare avanti finché non arrivate qui laggiù in fondo, dove ci sarà il percorso dove ci sarà appunto Sasbuk in forma autunnale con dei Trevenant. Quindi siamo quasi, ragazzi, arrivati. Come potete vedere già si intravede la nebbia, quindi siamo quasi arrivati, vuol dire. Perfetto, allora siamo, ragazzi, esattamente arrivati. Adesso qui ci sarà appunto il nostro Sasbuk in forma autunnale, come potete vedere dietro questo Trevenant. Ok? Voi adesso prendete come punto, vi do un consiglio di prendere come punto di riferimento Sasbuk in forma autunnale, perché è lui che ci guiderà, diciamo, nella parte dove si troverà appunto Celebi. Quindi voi seguite Sasbuk in forma autunnale che, come potete vedere, andrà verso di là. E di là, appunto, ragazzi, si troverà la zona dove ci sarà Celebi e lo capirete benissimo perché gli alberi sono verdi, la nebbia sparirà e ci sarà anche Beware. Quindi prendete come punto di riferimento il Sasbuk e il Beware, perché quando ci sarà Beware vuol dire che siete nella zona giusta. Eccoci qua, adesso aspettiamo che Celebi compaia, eccolo. Facciamogli un paio di foto. Poi, ragazzi, Celebi esattamente andrà qui vicino. Quindi aspettiamo un attimo. Dobbiamo aspettare che vada esattamente più o meno qui. Eccolo. Gli tirate una sfera lumina, gli fate un paio di foto. E lui scomparirà. Questo vuol dire che avete fatto le cose in maniera giusta. Non è un errore. Quindi proseguite leggermente e mettete un pochino di turbo qui sotto. E qui ci saranno delle mele. Qui, ragazzi, ricomparirà Celebi. Lì tirate una mela. E non fate nessuna foto a Celebi finché non prende la mela. Appena prende la mela, gli tirate una sfera lumina e gli fate delle foto. Perfetto. Poi lui scomparirà di nuovo. Quindi questo vuol dire che state andando per il verso giusto. Adesso vi girate. Qui ci sarà un altro Celebi. Lì tirate una sfera lumina e gli fate delle foto. Suonate la musichetta col tasto R. E come potete vedere stanno arrivando dei gruppi di Celebi. Ecco, queste saranno le foto da 3 a 4 stelle. Quindi li fate le foto a tutti i Celebi. E adesso, quando sarete qui, i Celebi torneranno indietro e li fate le foto. In questo modo avrete fatto le foto a 3 e 4 stelle. Dopo di questo proseguite e avrete concluso la spedizione. Avrete fatto le foto anche a 3 e 4 stelle. Detto questo, adesso torniamo un attimo. Abbiamo finito la spedizione, torniamo al campo base e vediamo insieme le foto di Celebi. Le foto a 3-4 stelle sono quelle, le ultime che vi ho fatto vedere, quindi quelle in cui i Celebi volano tutti in gruppo. Quindi, se volete fare le foto a 3-4 stelle, dovete farli volare tutti in gruppo. Allora, come potete vedere, ho fatto le foto a 1 stella, 2 stelle, 3 stelle e anche a 4 stelle. A 1 stella abbiamo le prime foto, ovvero quelle dove Celebi volava normalmente, come potete vedere. Ne abbiamo anche alcune foto da 1 stella dove erano a parlare, diciamo, in gruppo. Poi a 2 stelle abbiamo invece la foto, quella lì di Celebi che ha la sfera lumina. Poi 3 stelle abbiamo Celebi che mangia la mela, che le abbiamo buttato, che la mia mela che gli ho buttato, quindi questa, come potete vedere. E invece infine a 4 stelle abbiamo le ultime foto, ovvero quelle dove i Celebi volano tutti in gruppo. Quindi queste. Io ho deciso di fare selezione in automatico, quindi meno. Mi ha scelto questa foto a 4 stelle. Quindi, vediamo un pochettino, ragazzi, il parere del professor Speculux su queste foto su questa foto a 4 stelle di Celebi. E di sicuro, molto probabilmente, si beccherà il platino. Quindi abbiamo Celebi, nuovo Pokémon, perfetto, mai visto prima d'ora. Ok. Celebi si becca in totale 4.974 punti e con esattamente 4 stelle e il platino, quindi come avete potuto ben vedere abbiamo ottenuto facilmente il platino, anzi direi super facilmente,
vi ho mostrato anche tutte le pose, ovvero le pose da una stella a 4 stelle. Questa era la pose da 4 stelle e facilmente beccabile col platino, che i celebri erano tutti in gruppo. Aggiungiamo subitissimo il celebri a 4 stelle al Photolex, e adesso ve lo mostro anche nel Photolex, prima di concludere qua questo, diciamo, episodio extra del mio gameplay sul new Pokémon Snap. Quindi, adesso che abbiamo finito, intanto vediamo il punteggio, che è 149.000, abbiamo fatto un nuovo record, perfetto. 149.639 punti. Adesso possiamo benissimo tornare al torniamo ragazzi al campo base, vi mostro l'album. Sempre se si può mostrare al campo base, non lo so sinceramente. Comunque anche Celebi siamo riusciti a fotografarlo. Quindi un altro Pokémon l'abbiamo fatto. Nel prossimo episodio faremo un altro Pokémon ancora leggendario, che ancora non vi spoilerò, lo scoprirete nell'episodio che uscirà domani. Però se magari già avete intuito, potete aver capito magari chi è questo Pokémon che faremo nell'episodio di domani, che sarà il quarto episodio extra, ovvero il 18° episodio del mio gameplay sul mio Pokémon Snap. Intanto ragazzi, quindi andiamo nel laboratorio, che credo che nel laboratorio si può vedere l'album, vero? Ecco, Photolex. Ok, adesso vi faccio vedere il Photolex. Ecco qua, il Photolex di Matrix. Abbiamo Pokémon, mappa, collezione, Pokémon. Abbiamo moltissimi Pokémon. Come potete vedere abbiamo il nostro amico Shaymin, che abbiamo fotografato ben nel primo episodio extra. Poi abbiamo Mew, che abbiamo fotografato nello scorso episodio. E Celebi, che abbiamo fotografato in questo episodio. Benissimo. Quindi signori, Celebi, le sue info. Celebi, Pokémon tempo via, numero 78 del Photolex, altezza 0,6 metri, peso 5 kg ed è tipo psicoerba, quindi ci avevo azzeccato. Questa è la foto di Celebi a 4 stelle con il platino. Quindi ragazzi, io spero ragazzi che questo 17° episodio di questo mio gameplay su New Pokémon Snap, ovvero diciamo questo terzo episodio extra del mio gameplay su New Pokémon Snap, vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like se ancora non l'avete fatto. Proviamo ragazzi a raggiungere almeno 3 like anche per questo episodio. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, che mancano 3 iscritti e 40, quindi dai, che siamo sempre più vicini ai 40 iscritti. Mi raccomando ragazzi, se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanellina per non perdere nessun nuovissimo video. Vi ricordo, in descrizione trovate il link al mio canale di Twitch e il link al mio profilo ufficiale di Instagram, se volete venitemi a seguire. E in descrizione trovate anche il mio codice amico, così che se volete potete anche mandarmi la richiesta di amicizia sulla Nintendo Switch. E nella sezione playlist del mio canale potete trovare la playlist del mio gameplay su New Pokémon Snap, dove ogni giorno la playlist si aggiorna con l'episodio giornaliero che appunto esce ogni giorno. Vi ricordo come ultima cosa, se non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando recuperatelo, lo trovate qua sopra in alto nelle schede e anche sul canale. E niente, mi scuso e cercherò di migliorare l'outro, perché è un po' rotta, mi è andata via la musica, cercherò nei prossimi video di rimediare. Niente, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ciao!